prepariamo oggi dei cavatelli con del suino nero lucano, che è un endemismo della Basilicata. Facciamo dei fagioli di Sarconi e peperone di Senise. Il tutto poi lo poniamo su una crema di caciocavallo odorico. Ora, innanzitutto ci prepariamo a tocchetti il suino nero. Tocchetti non molto grandi. Li tagliamo a listelle innanzitutto, tipo straccetti. Che provvediamo a soffriggere in un filo d'olio extravergine d'oliva. Nel frattempo ci prepariamo una mirepoix. La mirepoix non è altro che della cipolla, carote e sedano, però questa volta provvediamo a fare una mirepoix grassa, ossia la mirepoix grassa viene fatta con del lardo. Quindi, come dicevo, abbiamo provveduto, questo è un lardo di suino nero provenienza Vaglio Basilicata. In una pentola dove andremo a rosolare, è il lardo stesso che rilascerà il suo grasso sciogliendosi, farà sì che il tutto soffriggerà insieme dando sapore. Bisogna stare attenti a non far bruciare la cipolla. Dopodiché prendiamo i fagioli di Sarconi che abbiamo provveduto a mettere in ammollo già la sera prima. E li mettiamo insieme nel tutto. Thank you.
dopo una breve bollitura prendiamo il tutto e lo passiamo nel maiale che abbiamo provveduto già a rosolare. Aggiungiamo del peperone di Senise spezzettato. E lasciamo cuocere lentamente il tutto. Prendiamo un po' di prezzemolo, possibilmente lo sminuzziamo con le mani. Aggiungiamo un po' di sale. Un po' di pepe. E lasciamo cuocere lentamente. Dopo una giusta cottura, una diecina di minuti, un quarto d'ora massimo, abbiamo il sugo, si presenta così. Nel frattempo che il sugo cuoce, prendiamo del caciocavallo podolico, lo priviamo un pochino della corteccia esterna, lo grattugiamo e passiamo il tutto in un pentolino dove abbiamo già posizionato del latte e lo lasciamo sciogliere lentamente. Come dicevamo, fatti cuocere per un quarto d'ora, sono pronti, prendiamo i cavatelli che abbiamo fatto in precedenza e provvediamo a metterli in acqua già salata. Nel frattempo che la pasta cuoce, prepariamo, come abbiamo già visto, con del latte e del podolico, del caciocavallo podolico grattugiato finemente, ci prepariamo questa crema che deve essere come una seta, deve essere setosa, molto molto sottile, senza grumi. La pasta è pronta.
saltiamo la pasta. Prendiamo la crema di caciocavallo podolico, la mettiamo a specchio la nostra pasta. Una cialdina di formaggio e buon appetito!